Ehi, ciao a tutti, io sono Smail e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi, come avrete potuto capire dal titolo del video, andrò a farvi vedere quel momento in cui, giocando a Red Dead Redemption 2, ho catturato per la prima volta il cavallo leggendario arabo bianco, o come si chiama, insomma. Devo dire che è stato abbastanza complicato, mi ricordo che avevo sclerato un bel po'. Ne avevo registrato un video prima che era durato tipo 20-30 minuti. Ve lo giuro, è stato uno sclero, ma poi sono riuscito a catturarlo alla fine in via definitiva dopo vari tentativi e vi giuro, è stato uno sclero. E appunto ho pensato di comunque registrare questo momento perché veramente è stato molto, molto difficile. E se ve lo state chiedendo, il gioco non è propriamente mio, ma della mia ragazza che me l'ha prestato e quindi ci ho giocato un po'. Attualmente ce l'ho ancora il gioco, ma devo essere sincero, per il momento non mi riesce a intrigare più come poteva intrigarmi prima, però magari un giorno ci rimetterò mano, me la penso. Comunque, come vedete, questo bel esemplare di cavallo arabo bianco, vedete, io cercavo di avvicinarmi in tutti i modi, nella disperata. Ecco, dai, dai, dai. Ce la farà? Boo. Perché veramente bisogna calmarlo. E una volta che si riesce, diciamo, riuscendo a cavalcarlo, tipo in teoria adesso, no? Se lo fa fare magari. Monta a cavallo, forza. Non è facile, non è per niente facile. Ecco, adesso vediamo un po'. Non mi ricordo se ce l'avevo fatta. No. Ok, come non detto. Vedete, in pratica, quando ho detto che per tipo 20 minuti o 30 sono stato qui, ogni volta mi buttava da cavallo, ve lo giuro, lo sclero. Era veramente una cosa orribile. Dico, dopo tentativi su tentativi, finalmente ce l'avevo fatta. E meno male. Perché veramente a quest'ora il video non l'avrei neanche portato. Ve lo dico sinceramente, cioè non avrebbe avuto tutto questo senso. Adesso qua sto chiamando il mio cavallo attuale, anzi non lo è più perché dopo che vedrete questo video questo cavallo ormai sarà finito purtroppo nel dimenticatoio, però è stato un piacere averlo a mio fianco finché è durato. Dico, non dico che sia morto, però ormai da quando prenderò questo cavallo bianco nessun altro cavallo sceglierò. Anche se devo dire la verità, una cosa di questo gioco che è un po' disprezzo, anzi disprezzo anche abbastanza, è proprio il fatto che purtroppo per come si chiama, quando si muore col cavallo, quando muore il cavallo, purtroppo muore in via definitiva. Ve lo giuro, questa è una cosa che odio. Odio tantissimo perché dopo tutto il tempo che ci ho messo a catturare sto cavolo di cavallo bianco, al pensiero che prima o poi ci abbandoni, cioè se fa una morte anche stupida, sinceramente forse anche per questo che ultimamente non ho più toccato Red Dead Redemption 2, cioè proprio non lo sto giocando proprio per questo motivo. Cioè, perché il cavallo deve morire per sempre? Capisco rendere un gioco del genere abbastanza realistico, ma secondo me questa è una cosa che si potevano risparmiare. Lo dico davvero, cioè, cosa gli costava alla fin fine? Però vabbè, alla fine l'hanno fatto in questo modo e insomma, dobbiamo accettarlo. Insomma, che vi devo dire? Avrei preferito piuttosto che mettessero magari un'opzione che quando iniziavi a giocare a questo gioco, magari ecco, avevi due possibilità. La prima, di giocarlo in modo talmente realistico che il cavallo, se ti muore per sempre, o un'altra opzione che invece ti dava la possibilità di quando ti moriva il cavallo, che comunque non moriva per sempre, sarebbe stato secondo me molto meglio. Ci sono tanti giochi, penso, che hanno un grado di difficoltà tipo facile, normale, difficile. Ecco, prendiamo Minecraft per esempio. Su Minecraft c'è tipo la modalità hardcore. Quindi quando muori proprio ti scompare il mondo e hai finito praticamente. Diciamo che in un certo senso per il cavallo su questo gioco c'è questa modalità hardcore purtroppo per lui. Cioè, mi dispiace molto questa cosa. Cioè, io non ci posso pensare
prima o poi, boh, una morte stupida e addio per sempre. Cioè, capito perché non riesco a metterci mano su sto gioco. Comunque, sì, oltretutto, vabbè, ci sono diversi fattori che me lo fanno un po' disprezzare il gioco in sé. Per carità, è un giocone, non ho niente da ridire. Però mizzica, ci sono alcuni fattori, tipo questo del cavallo, quello del fatto che se si è ricercati, bisogna stare attenti a dove si va, che spuntano le guardie, e se non sei capace di difenderti, ti ammazzano a te e al cavallo compreso. E quindi, insomma, comunque adesso finalmente sono risalito sul cavallo, non mi ricordo se va bene o va male questa volta. Oh mio Dio, forse sì, forse è la volta buona. Oddio, guardate la difficoltà. Cioè, voi non potete capirlo, però io col controller mi dimenavo, cercavo di, cioè, facevo destra, sinistra. Cioè, ok. Finalmente, dopo secoli, ho portato a termine questo obiettivo. Ho preso il cavallo arabo bianco. Ovviamente ancora non è finita, nel senso che comunque, intanto questo qua è il punto della mappa dove si trova, per chi appunto non lo so, magari era curioso di sapere dove si trova sto cavallo, se lo volevate catturare. Fate conto che io non ho neanche finito il gioco, cose del genere, ma sono arrivato, ecco adesso qua stavo mettendo sulla mappa il segnalino, insomma, dove dovevo raggiungere, che cosa, dove dovevo andare, insomma. Quindi comunque fate conto, io sono addirittura al secondo capitolo, mi pare, del gioco, quindi non ho fatto niente di che. E questo cavallo leggendario si può ottenere fin da subito in pratica. Basta mettere dei vestiti abbastanza pesanti, infatti c'è la possibilità in questo gioco di scegliere i vestiti, per chi non lo sapesse, pesanti a seconda del posto in cui si va. In questo caso sulla neve, giustamente, il personaggio è meglio munirlo di una giacca, qualcosa di pesante. E quindi sono andato qui e me lo sono procurato questo cavallo. È stato molto complicato, ripeto. Adesso dico che chiaramente appunto non è finita ancora la cattura, perché c'è la possibilità che magari si dimeni e cerchi di liberarsi. Infatti penso che lo si vedrà in questa ultima fase del video, perché comunque ho continuato a registrarlo fino comunque a che non lo catturavo del tutto, che lo portavo a gli mettevo una sella, quindi capitemi che cioè per me. Ecco, quando io vi parlavo di Made in 2, ecco, è strano e buffo come questo cavallo, che per prenderlo qua su Red Dead Redemption 2, ecco, ho sofferto parecchio, diciamo, per prenderlo su, come si chiama, come avevo sofferto ai tempi, su Made in 2. Per me prendere i cavalli su Made in 2 era una cosa che tipo odiavo, difficile, non lo so. Allo stesso tempo, per prendere questo cavallo, cioè, wow, una fatica, ma troppo assurdo è stato. Cioè, ci ho messo la vita. Comunque, adesso vi salto un po' la scena fino ad arrivare a quasi la fine del video vero e proprio e niente. Ed ecco a voi il cavallo sellato in tutto il suo splendore. Finalmente ho portato a termine l'obiettivo di, insomma, riuscire a prendere questo benedetto cavallo. Finalmente qua mi mostro in terza persona. Sì, perché io preferisco giocarci in prima. Comunque, ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Da Smele è tutto, ciao a tutti e alla prossima!